La gioia di mostrarsi per quello che si è ha squarciato il velo delle ipocrisie e in un afoso sabato pomeriggio Palermo ha fatto scorta di un balsamo rigeneratore, abbracci e mani strette ad altre, musica, balli e sorrisi per rivendicare i diritti umani. Non una semplice festa dell'orgoglio LGBT, il Pride Nazionale 2013 a Palermo è stato innanzitutto la celebrazione della unicità di ciascun essere umano. O si è felice o si è complice è stato uno degli slogan di questa edizione, dal titolo di un'opera di Nino Gennaro, compianto poeta corleonese tra i fondatori di Arcigay proprio a Palermo, la città che si è riscoperta capace di guardare oltre le apparenze, i lustrini e le paillette per stringersi attorno ad un medesimo obiettivo, mettere al centro del dibattito civile e politico i diritti delle persone. Io me le ricordo, eravamo in quattro gatti e ci tiravano le pietre, ci tiravano di tutti. Dopo 40 anni sono ancora qui e questo posso anche morire oggi, penso, in pace. Che tutti siano orgogliosi di loro stessi, che trovano dentro di sé la vera identità senza più discriminazioni, senza più cercare di imitare qualcuno, ma trovando la loro essenza, l'essenza personale di ognuno, che è meravigliosa. Basta paure, usciamo fuori dagli armadi. È tempo di cultura, è tempo anche di amore. E vogliamo quello che hanno tutti gli altri, la normalità, la serenità e la pace, che tutti possano camminare per strada senza essere additati, senza sentirsi dire ma è maschio, ma è femmina, ma cos'è? Manifestare ancora nel 2013 per i diritti, ma stiamo scherzando. È bellissimo ragazzi, non so che altro dirvi, stupendo. Tutti siamo uguali e tutti abbiamo gli stessi diritti. Ti voglio bene, ma anche amare è un diritto umano, tutti dobbiamo avere il diritto di amare chiunque senza differenza. C'erano tutti con i loro sogni e le loro speranze, con la consapevolezza che il tempo del silenzio è finito. C'erano soprattutto le famiglie, famiglie reali, perché in nessun altro modo potrebbero essere definite unioni basate sull'amore e la condivisione della quotidianità, indipendentemente dal sesso anagrafico di chi ne fa parte. We are very English. Sono la regina Elisabetta e sto facendo il coming out. Siamo lesbiche, io e mio marito. Qui c'è Filippo, che si è vestito da uomo naturalmente, o da donna, non so. È importante per fare capire alle persone che siamo persone normali, abbiamo una famiglia e chiediamo tutela nei nostri diritti, per sensibilizzare le coscienze. Un'amara sorpresa per i paladini della morale tradizionale che hanno equiparato il Pride ad una manifestazione oscena e non a caso hanno fatto coincidere il giorno della parata con il Family Day. Loro hanno sbagliato a fare il Family Day oggi, perché noi oggi ci abbiamo da fare, abbiamo un impegno, se no saremmo andati noi lì, perché noi veniamo da una famiglia, non ci ha portato né la cicogna né lo struzzo, perché noi ci avremmo fatto anche il boa. Siamo nati da una famiglia, siamo cresciuti in una famiglia e molti di loro vogliono crearsi una famiglia. Quindi noi siamo per il valore della famiglia, con un'unica differenza, che noi non discriminiamo, che qui possono venire le famiglie formate da persone eterosessuali, quelle dei nostri genitori, e tenersi mano per la mano. Magari saremmo viste di cattivo occhio se magari una famiglia composta da due ragazze e da due ragazzi andasse al Family Day. Ma ripeto, questo è il Family Day, è qui, non è là, è questo il Family Day. A Palermo il Pride è arrivato un attimo prima dell'inizio dell'estate e chissà che la nuova stagione non coincida con l'inizio di una nuova storia, quella in cui nessuno debba più sentirsi diverso dagli altri.